Carissime amiche, carissimi amici, grazie, grazie a voi che mi ascoltate per porgervi un augurio pasquale. Certo, stiamo per vivere una Pasqua del tutto diversa, del tutto peculiare rispetto alle Pasque degli altri anni. E tuttavia, carissimi, non abbiamo paura, non abbiamo timore, perché il Signore viene e ci assume con la nostra miseria, con la nostra povertà, per farci passare dalla notte della tribolazione, della sofferenza, ecco, del timore al mattino di Pasqua. Un antico detto dice che il desiderio accorcia la distanza spazio-temporale, il desiderio. Quanto più noi desideriamo, ad esempio, un mattino, la notte si accorcia. Quanto più desideriamo incontrarci con una persona amica, familiare, ecco, il tempo vola. E così deve essere anche il nostro stato d'animo per vivere questa Santa Pasqua del 2021 nella gioia, nella speranza, nella certezza che il Signore viene e risorge insieme a noi, alla nostra povertà, alla nostra umanità. Ecco, carissimi, penso che il nostro pensiero vada naturalmente verso coloro che sono ancora al di là della pietra tombale, della sofferenza, della solitudine, del lutto, della sofferenza. Immaginiamo quanta gente si è vista privata di una persona cara e soprattutto in maniera repentina, in maniera improvvisa. Ecco, noi vogliamo essere vicini soprattutto a questa gente, a queste persone, a questi fratelli e sorelle. E a tutti vorrei esprimere la mia solidarietà, la mia vicinanza. E soprattutto, carissimi, io direi accettiamo l'invito che il Signore ci fa. Pensiamo a quelle donne che il mattino di Pasqua sono accorse al sepolcro pensando fra di sé: chi ci ribalterà la pietra tombale per vedere il corpo del Signore? E inaspettatamente loro si stupiscono e vedono che non solo la pietra è ribaltata, ma soprattutto c'è loro un annuncio da parte dell'angelo che invita loro, invita queste donne a farsi portatrici di un messaggio di speranza e di fede. Andate, ritornate a Gerusalemme e portate ai discepoli, agli amici del Signore, questa bella notizia che il Signore è risorto. Vorrei tanto che noi sperimentassimo questo passaggio dalla notte alla luce, dal buio alla pienezza della giornata luminosa, solare, e dalla solitudine alla compagnia, alla comunione con le persone più intime e più care. E soprattutto l'augurio pasquale che desidero formulare a tutti voi, a me per primo, carissimi, è proprio questo: che aiutiamo chi non ce la fa a ribaltare la pietra tombale della solitudine, dell'emarginazione, dello sconforto. Ecco, attendono molti questo nostro intervento, questa nostra vicinanza, questa nostra prossimità. E ripeto, il desiderio accorcia, annulla la distanza spazio-temporale. Corriamo come le donne verso il sepolcro e soprattutto riprendiamo fiato, riprendiamo vigore per compiere il percorso all'indietro, il percorso inverso. Portiamo a tutti l'alleluia pasquale, la gioia che il Signore non è quello della croce ma è del mattino di Pasqua. Auguri a tutti e che il Signore ci benedica.